Buongiorno a tutti. Ecco qua, direzioni ostinate e contrarie, vite che non sono la mia. È un altro libro, uno dei quasi un milione di libri che sono in vendita su Amazon. Perché scrivere, perché soprattutto comprare un altro libro, questo libro? Beh, sul fatto dello scriverlo è chiaramente un fatto soggettivo, chi scrive sente così il piacere, il bisogno di mettere su carta qualche cosa che rimanga e che chiarisca prima di tutto a se stesso qualche cosa che magari non mette così, solo il pensiero non riesce a mettere perfettamente a fuoco. Qui in particolare, non essendo un libro che tratta di vicende personali, ma tratta appunto di vita altrui, la questione è un po' diversa. È un interesse, direi, in parte storico, anche se io non sono assolutamente uno storico, anzi direi proprio che mi interessa la storia così come soprattutto se vista attraverso le vicende personali narrate dai singoli, più che quello che può dirci uno storico scrivendo un saggio. La storia vista dall'individuo singolo è sempre una storia parziale, una visione parziale della storia, voglio dire, è un modo di vedere e di sentire condizionato dal suo ambiente, dal suo modo di essere, da quello che vive in quel momento. Lo storico invece ha di fronte a sé una visione molto più ampia, ci fornisce un quadro oggettivo senza fare, rimanendo equidistante da giovani e vecchi, donne e uomini, poveri e ricchi, vincitori e vinti, no? Qui non è così, ognuno descrive un pezzetto della storia partendo dalla sua propria vita. Chi sono questi personaggi di cui ho parlato? Beh, sono persone che hanno vissuto quasi tutte nel Novecento, tranne due o tre che sono un po' più vecchi, di più vecchia data, sono nati nel Settecento. Due astronomi e un terzo personaggio poco noto, un certo Francesco Rossi, del tutto sconosciuto. Gli altri, come dicevo, sono nati nel Novecento, vissuti nel Novecento, e quindi di loro si sa quasi tutto perché sono diventati abbastanza famosi, oppure non sono diventati famosi, ma abbastanza conosciuti nella cerchia degli addetti ai lavori. Su di loro quindi esistono biografie molto dettagliate, sono stati fatti dei film, sono stati girati dei video, quindi c'è un'ampia messe di documenti, di materiale, a cui io in parte ho attinto. E da questo punto di vista devo sicuramente ringraziare l'esistenza di Internet, un mezzo senza il quale questo libro non avrebbe sicuramente visto la luce. E questo quindi è uno dei fattori positivi tra i tanti che a volte portano a denigrare il web, è uno degli elementi che io giudico molto positivamente, no? Soprattutto Wikipedia e YouTube in particolare. Naturalmente poi mi sono rifatto a documenti un po' più sostanziosi, libri, in qualche caso sono ricorso anche a libri scritti da autori stranieri, quindi in francese e in inglese, pur non conoscendo benissimo queste lingue, ma impegnandomi insomma a fare una traduzione che mi consentisse di entrare meglio nel personaggio, di capire meglio il personaggio. Naturalmente, condensando 24 vite in poco più di 240 pagine, non si può pretendere di narrare in modo esaustivo queste esistenze. Ho cercato di mettere in luce i momenti salienti della loro esistenza, cercando di far venire fuori il loro pensiero, la loro forte ricerca della propria strada nel mondo,
il proprio entusiasmo per portare in porto i propri sogni. Fine del video, lascio una diapositiva dell'indice in cui sono elencati i 24 capitoli con i nomi dei personaggi di cui si parla, e vi lascio, per chi vorrà naturalmente, alla lettura del libro. Se qualcuno vorrà dire qualcosa a commento, lo ringrazio fin da ora. Grazie.